Allora, no, allora, buonasera a tutti. Innanzitutto i ringraziamenti, perché ho sempre il terrore di dimenticarli, quindi un grazie speciale al sindaco che ci accoglie, un grazie alla regione con la quale stiamo stringendo, quindi è un momento di lavoro intenso, un grazie al Formez, in particolare a Clelia Fusco per la pazienza e la professionalità con cui ho organizzato tutto questo. Un grazie a Franco Armiglio, senza il quale non saremmo qua, inutile dircelo. Un grazie a Susanna Costantini dell'ufficio, del mio ufficio dell'area interna, paziente e professionale come sempre. Un grazie a Filippo D'Antilo che ha coordinato tutti i progettisti e tutti, e un grazie a tutti i mediatori delle sessioni, non posso nominarvi uno per uno, però lo sapete che insomma è grazie a voi e il vostro lavoro che oggi siamo qui oggi. È stato possibile organizzare questa giornata. Due parole sulla location, perché mi ricordo ancora, amo ricordare quello che succede prima che succedano gli eventi, mi ricordo una telefonata di Filippo: non ci possiamo andare! Perché ci siamo spaventati, perché abbiamo avuto paura, anche noi, lo dobbiamo dire, no? Questi, io mi auguro che questo forum sia un momento molto aperto e sincero, anche nel come vi presenterò dove siamo, sarò molto onesta, perché alla fine si cresce da questi momenti se ci diciamo quello che funziona ma anche quello che non funziona. Quindi diciamocelo oggi, abbiamo avuto un po' paura. Era difficile arrivare, difficile dormire, difficile organizzare Pullman. Forse qualcosa scomperemo stasera, vediamo a che ora riusciamo ad andare a letto. Però insomma io credo che il fatto che siamo qui, per quanto mi riguarda, è già un risultato essere qui oggi. Quindi non aggiungo nulla a quello che ha già detto il Presidente e tutti i politici che mi hanno anticipato. Io invece a me l'onere di fare il punto su dove siamo. Cercherò di farlo rapidamente perché dobbiamo recuperare 30 minuti, il tempo è prezioso perché queste giornate riescono anche se diamo spazio poi alle sessioni tematiche, quindi scusatemi se volerò su qualche slide. Questa è la geografia delle aree interne, geografia in chiusura, e queste sono 71 aree sulle quali lavoreremo nel 14-20, sulle quali ci siamo presi impegni di ottenere determinati risultati attesi. Sono più o meno 1066 comuni con cui stiamo lavorando uno per uno. Ne ho visti tanti di sindaci in questa sala e mi dà molta gioia. 3,5% della popolazione, la gran parte sono aree periferiche e ultraperiferiche, visto che se non c'è, ci dovrebbe essere, credo ci sia forse la commissione, beh, abbiamo rispettato l'accordo di partenariato, avevano detto selezionate aree periferiche e ultraperiferiche, eccole qua, sono aree periferiche e ultraperiferiche e sono aree che perdono popolazione, molta più popolazione, il doppio della media delle aree interne italiane, e sono aree che hanno in media 15 comuni e 30.000 abitanti. Ma andiamo rapidi sulla diversità di queste aree, l'ha già detto il Ministro, l'ha ricordato il Ministro, io lo dico con qualche esempio. Alcune sono piccolissime, il Tesino, 3 comuni, 2700 abitanti, aree molto grandi, il Calatino, 71 abitanti, aree che hanno grandissima superficie o aree che hanno organizzazione di associazionismo assai differenziato, quindi abbiamo delle unioni, abbiamo delle convenzioni tra unioni, insomma abbiamo fatto anche un po' una bella architettura, ora no, ci tornerò un pochino sull'associazionismo. Comunque alcune aree coprono più vallate, questa è importante, la più numerosa, la più numerosa in termini di comuni è il Basso Sangope, cioè che ha tantissimi comuni, però ciascun comune ha, ieri me l'ho imparato l'altro giorno al forum con il sindaco del Reggio dell'Area, massimo 1700 abitanti ciascun comune, quindi tanti piccoli abitanti. Densità molto bassa, abbiamo, e anche qui la densità parlata se ne voglio dire due, che veramente sono molto sintomatiche, il Gran Paradiso, come lo ricorderò tutta la vita dopo averci lavorato, che la bassa densità si percepisce proprio andandoci, passeggiando, camminando, e inutile dirlo, il Salento, no? Un'area molto 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 ricca dal punto di vista della densità. Eccole qua, questo è un grafico di quelli che io non presento mai, improponibile, tutte stepate. Cosa sono? Sono tutte le nostre aree. Sulla scissa abbiamo quanta popolazione perdite, sull'ordinaria abbiamo il numero più o meno di abitanti e di comuni, e poi abbiamo la superficie, quindi solo, non entro nel dettaglio, non abbiamo il tempo, ve la lascerò, se vi volete divertire la guardate. Comunque vedete già da questo disegno, vedete quante differenze è, quanto differente è il nostro universo. Tutte le prime aree, questo lo dico con orgoglio, tutte le prime aree hanno assolto all'obbligo dell'associazionismo. A parte 5 che lo stanno facendo, che sono sotto controllo, che sono sotto, e qui il doppio ringraziamento a Formez che segue questo aspetto, e anche al collega Di Anci che ci raggiungerà verso le 6 di sera.
stanno tutte quanto lavorando nell'ambito degli ambiti indicati dalle leggi regionali, quindi qui mi ricollego a quanto diceva ministro e consigliere, cioè ci muoviamo dentro ambiti legislativi esistenti, come dico io, certo, oggi faccio un po' di stretching dentro questi ambiti, stanno facendo accordi tra unioni, stanno facendo convenzioni, insomma tutte quante stanno facendo un salto avanti sull'associazionismo. Fatevi dire che questo io lo considero oggi un primo importante risultato. Cosa, che tipo di funzioni stanno mettendo in comune? Beh, allora qua il risultato forse è un po' più così da riflettere, perché le funzioni sulle quali ci concentriamo, le aree si stanno concentrando maggiormente, che stanno scegliendo, sono il catasto e la protezione civile. Però ce ne sono molte anche che stanno lavorando sull'ATC, altri servizi, edilizia scolastica e trasporto pubblico locale. Una cosa voglio sottolineare, aspetto, stiamo rivedendo le linee guida sull'associazionismo che troverete, mi auguro, tra una settimana una nuova versione sul sito, e le stiamo rivedendo innanzitutto per fare in modo che dentro la PQ le aree prendano un impegno su 7 anni, che quindi lo stesso associazionismo possa diventare oggetto di valutazione, analisi, per vedere che tipo di evoluzione questa funzione, questa trasformazione, come la chiamano noi, avrà luogo, con come si realizzerà, e soprattutto per dare nuova enfasi ai servizi sociosanitari che forse avevamo sottovalutato all'inizio, e quindi la strategia si rivede e ha deciso di dare un nuovo peso a questo aspetto. Come ci stiamo muovendo? I tempi, lentezza, svettezza. Allora, qui l'abbiamo già detto un po' al forum della PIA, lo ripeto un po' oggi io, ci abbiamo questo tempo, ok? Le prime aree che stanno chiedendo le strategie ora, abbiamo iniziato a lavorare con i territori e i sindaci, lo sapete, nel 14, però ricordo, in questo è stato proprio il mio capo dipartimento mentre scrivevo la relazione al CIPE, me lo ricordo, che lui mi ha detto: scusa, ma tu non hai descritto che dal 14 però selezionavi anche le aree. È vero, cioè noi stiamo valutando quello che sta avvenendo come se noi avessimo già avuto le aree interne e una geografia. No, noi questa selezione, quella bella mappa delle 71 aree, abbiamo fatto pianificazione territoriale e ci abbiamo messo tempo. Tant'è vero che ancora un'area stiamo selezionando ora, vi racconterò quale e perché. Queste sono le aree, le verdi scure sono tutte le aree del centro-nord che hanno già chiuso la strategia. Vedete invece i colori più chiari, giallo, giallino, celeste, sono tutte le seconde aree che si sono messe al lavoro. Tutte le gialle sono già le seconde aree con la bozza approvata. Quindi diciamo che abbiamo un nord che sta lavorando bene, con un'eccezione di ritardo, l'Emilia Romagna, l'abbiamo già detto lo scorso anno, sono aree che sono in ritardo anche per motivi elettorali che le hanno ritardate. Il centro, fotografia lodevole. Con una fotografia lodevole, direi, lo possiamo dire, cioè il centro si sta muovendo bene, tutte le aree, tutte le prime hanno chiuso, abbiamo un'area, diciamo, che sta per chiudere, il comino, un po' più faticoso, però stiamo chiudendo anche il comino, e soprattutto abbiamo quella reticola che voi vedete lì, che è il sisma. E come dico io quando mi invitano ai numerosi, perché adesso mi invitano non solo a criminali dell'area interna, ma anche quelli per la ricostruzione, ma io dico, io non è che mi occupo di sisma, io mi occupo di aree che sono state colpite dal sisma, cioè io me ne occupavo anche prima di queste aree. E questa è l'unico caso di geografia ancora in corso, perché abbiamo preso un accordo, c'è stato un accordo fra De Vincenti e il commissario, si è deciso che area interna deve coprire anche tutto il cratere, quindi stiamo selezionando l'unica area che manca in questa geografia, che è l'area dell'Alto Aterno. Lavoro molto difficoltoso, già non solo la selezione, ma tutto il lavoro che stiamo facendo e che è già iniziato in tutte le aree terremotate, fatta eccezione della Valnerina, che deve ancora partire. Mezzogiorno. Anche qui con orgoglio dico che abbiamo le nostre prime 4 aree che hanno tutte chiuso la strategia. Io considero chiusa anche la montagna materiale, c'è da fare un piccolo sforzo, ma ci siamo, lo sappiamo, lo sanno i colleghi di quest'area, sanno che manca poco, che dobbiamo capirci nelle ultime cose, chiudiamo. Hanno chiuso le Madonie, approvata da deliberare i prossimi giorni, come mi dicono dalla regione, l'Alta Alpinia, è in corso di chiusura con un importante accordo per la valorizzazione del parco archeologico, la Resi Matese. Un po', io non amo tanto, perché non si fa la strategia per i soldi, però guardiamo un po' di numeri, cioè cosa vuol dire aver chiuso queste prime, come ha detto il ministro, 11 strategie?
vuol dire che stiamo per entrare in attuazione, guardo l'agenzia, con 190 milioni di euro, cioè queste qui quando lì, alcune sono tre, lo sappiamo, stanno alla firma, una è già firmata, una sta per chiudere le sue firme, la terza pure a brevissimo, poi ci saranno gli altri appicco che si seguiranno, abbiamo pronto il Basso Pesarese, un corso di preparazione, il Casentino e la Liguria. Beh, quando queste strategie diventeranno APQ entreremo in attuazione di 190.9, quindi 191 milioni di euro. Ma quello che voglio dirvi in particolare con questo slide è l'effetto leva che noi abbiamo fatto con i 3,7 milioni di euro. I 3,7 milioni di euro sono quei 41 milioni che voi vedete nella prima colonna. Beh, a fronte di quei 41 ce l'abbiamo 190. Un effetto di leva ogni euro 3,6 euro. Quindi ogni euro di legge nazionale ne abbiamo messo 3,6 di fondi comunitari. Abbiamo concentrato, stiamo concentrando investimenti in queste aree. Una flash molto rapida sulle terze aree che hanno già iniziato a lavorare, anche questo è un messaggio importante, ne abbiamo tante, ne abbiamo due in Abruzzo, in Emilia Romagna, in Liguria, e qui guardo il consigliere politico, e qui guardo il governo, dobbiamo risolvere la questione del finanziamento delle terze e quarte aree, perché altrimenti questo ci creerà appresso un grande, prestissimo un grande problema, perché noi abbiamo dei terzi e le quarte aree stanno bussando, vogliono partecipare, sono state selezionate, quindi doveroso lavorare in legge di stabilità per assicurare la copertura finanziaria della parte nazionale di queste aree. Il Cratene, l'abbiamo detto prima, le quattro aree, non mi soffermo sulle aree perché lo sapete quali sono, quindi è stupido che perda tempo per questo, vi dico invece cosa stiamo facendo, che tipo di lavoro stiamo cercando di fare. Primo, l'ha detto prima il Ministro, semplificazione, non sono aree dove si potrà fare tutto il lavoro con tutte le tappe lente e impegnative della strategia, quindi spereremo di lavorare in maniera molto forte sul preliminare, di passare dal preliminare all'architettura strategica e alla progettazione, quindi una grossa responsabilità sul preliminare di queste aree, un intenso lavoro, intenso e faticoso di ascolto del territorio per il quale il comitato si è fatto anche da tramite per il commissario, quindi tutte le riunioni che facciamo noi riportiamo i risultati riportiamo la voce di queste popolazioni al commissario. Temi cruciali su cui concentrarsi da subito, abbiamo fatto delle scelte perché non sono aree dove si poteva lavorare come le altre, no? Sono aree molto più impegnative sulle quali abbiamo deciso che ci sono due priorità assolute: creazione di un ufficio tecnico unico. Quindi la prima cosa che stiamo facendo, ci stiamo sedendo con i sindaci e gli stiamo dicendo: voi dovete diventare un ufficio tecnico unico che vi permetta di parlare voi uniti insieme più forti col commissario e con tutte le istituzioni che vi stanno supportando in questo momento. E secondo, scuole. Cioè noi dobbiamo capire, le scuole lo considero collegato all'altro tema chiaro, che ovviamente è il movimento demografico in questi anni, cioè dove è andata la gente, dove è stato, è scappata, torna, vuole tornare, non c'è più, chi è rimasto. Il tema demografico è il tema delle scuole. E questo, in questo, e qui ho detto che sarei stata franca, in questo siamo in ritardo, e lo dico perché non abbiamo avuto dopo il sisma le nostre forze rafforzarsi, cioè noi abbiamo continuato a lavorare in area interna a bocce ferme. 5 terremotate e bocce ferme. Stessi progettisti, 2, 3, 4, che andiamo ogni settimana con la macchinetta per queste aree. No, non c'è stato, cioè, noi siamo gli stessi, le aree però sono terremotate, ma siamo dietro. Siamo dietro perché mentre noi ascoltiamo il territorio e vediamo che per ogni classe ci sono 5 alunni, intanto vengono decise 2, 3, 4, 5, 7 scuole nuove. Scuole che verranno ricostruite, che rischiamo che vengano ricostruite vuote. Perché su questi territori c'è un serio problema di perdita demografica, c'era già prima, queste sono aree che perdevano popolazione prima, quindi su questo io faccio un mea culpa e faccio però anche chiedo un aiuto di tutte le istituzioni, in particolare di queste 5 regioni, degli uffici tecnici di queste 5 regioni, perché se non veniamo aiutati e supportati in maniera adeguata, poi si dirà che l'antenna non ha potuto fare quel che avrebbe dovuto fare, e temo che insomma dobbiamo veramente darci molto da fare. Cosa stiamo facendo invece in tutte le 23 più 23 che stanno lavorando? Allora, quali sono i temi di sviluppo che vengono fuori? Molto forte il tema del turismo, fatemelo dire, a volte visto un po' come un tema di panacea, ok? Tutte le aree ci dicono, vogliamo spingere sul turismo. Siamo poi noi invece che gli dobbiamo dire, sì, quale turismo? Cioè domanda, come ci organizziamo, come lo gestiamo? Quindi insomma un tema difficile, e anche su questo non siamo abbastanza forti, non abbiamo abbastanza esperti, cioè ci muoviamo e ho avuto difficoltà a scovarli nel paese gli esperti, cioè dove sono gli esperti capaci di creare pacchetti di turismo,
capaci di spiegarci come si organizzano modelli di turismo sostenibile. Ne parleremo, avremo tutta una sessione dove affronteremo questa questione. L'agricoltura molto presente, molto, molto rappresentata, agricoltura di montagna, produzioni locali, DOP, valorizzazione, creazione di filiere, ma soprattutto io credo che il valore aggiunto di Alentene, guardo Franco, da questo punto di vista sia proprio il tema dell'uso della terra. Il tema dell'uso della terra e della valorizzazione delle foreste. Questi sono i due grandi temi che stanno avendo in queste aree, perché il problema qual è? Non è guardare l'indicatore del 60% di foreste, no? Di presenza di foreste. Il problema è cosa facciamo con quelle foreste, come le valorizziamo, qual è il tessuto economico e sociale in corso sui territori perché questa valorizzazione avvenga. Idem per tutta la questione molto delicata dell'uso della terra. Valorizzazione dei beni culturali, anche qui un grido di dolore, non ci stiamo lavorando né abbastanza né come dovremmo. Posso dire una triste cosa, ci viene anche posto poco il tema, cioè ci viene posto solo, quando andiamo sulle aree, quello che ci viene detto, abbiamo dei bei castelli, abbiamo tanti bei musei, va benissimo, ma il salto, l'impegno a lavorare con noi per tradurre queste opportunità in mercato, perché noi dobbiamo creare lavoro su queste aree, per tradurre queste opportunità in mercato, per fare questo salto, non ci viene fatta abbastanza la sfida e né la stiamo raccogliendo ancora come dovremmo. Quindi anche questo lo sento come un tema dove c'è da fare di più e meglio. Altro tema, l'importanza del tema di cosa fare, cosa significa e come fare impresa nelle aree interne. E anche qui sento che poche aree stanno lavorando in maniera adeguata sul tema dell'innovazione, cioè questo è un paese che deve innovare facendo impresa in queste aree e noi sentiamo che ancora in poche aree questo tema sta emergendo come dovrebbe. Faccio l'esempio di un'area che ha rinunciato, non so se è qui con noi la Valtellina, dove sei, se ci sei, avevamo pensato e sperato di poter lavorare sull'innovazione dal punto di vista del controllo delle frane. Mi ricordo che il tema era emerso fortissimo nel primo focus group. Dopo nel dialogo, nella costruzione della progettazione, questa forte idea si è spenta. E quindi questo mi fa venire in mente un'altra questione, che è metodologica, cioè che vediamo anche nel tema della scuola. E che si riassume una parola, osare. L'ha detto prima il consigliere, ha detto anche il ministro, osare. È vero che queste opportunità non avvengono sempre. Se noi facciamo un lavoro come aree interne, che prende anni, risorse, gruppi di lavoro, tavoli, guardo il sindaco del Piero, tutti quelli che hanno sofferto con noi sulle prime, è un lavoro enorme. Se noi alla fine di questo lavoro enorme, di partenariato, di ascolto, di trasparenza, di indicatori, se noi partoriamo per le scuole le limes, signori, non abbiamo capito niente. Non stiamo facendo quello che dovremmo fare. Quindi io mi auguro che a fronte di questi bisogni che emergono nelle aree interne, che sono il sottodimensionamento, la qualità della didattica, l'annoso, terribile problema, ci tornerò perché vedremo un po' di correlazioni, quanto importante sia il problema della mobilità dei docenti su queste aree, se a fronte di questi bisogni noi non diamo delle risposte adeguate, allora abbiamo un po' perso un treno, stiamo già perdendo un treno. In qualche caso lo stiamo facendo, andiamo a vedere. Abbiamo, l'ha detto prima, l'ha citato il ministro, lo ricordo, abbiamo almeno due territori, al momento due, ma presto, questa non è la giornata, manca la Val d'Estina, che considero che non è terremotata, è poco terremotata, ma insomma è stata colpita, come sapete bene, da frane e da terribili avvenimenti, quindi la consideriamo come gemellata con le aree in difficoltà. In queste tre aree, Basso Sacro, Valmaria Grana e Valdestina, stiamo pensando a un riaccorpamento delle scuole. Queste sono aree, in primo caso, guardo i miei colleghi abruzzesi, sono aree dove 8 sindaci sono venuti a Roma, si sono seduti, e questo lo racconto come il miracolo delle aree interne. È bello, Tizio, dai, è la nostra giornata, la giornata delle aree interne, diciamoci. 8 piccoli sindaci di fronte al capo di dipartimento, attuale capo di gabinetto del MIUR, a discutere il loro polo. Questo è successo un annetto fa grazie alle interne. E questo è il valore aggiunto, perché attraverso alle interne stiamo dando voce a questi territori che hanno un accesso e un'attenzione particolare da parte delle amministrazioni centrali. In altri casi invece i territori stanno scegliendo di fare rete. È il caso delle Madonie. Le Madonie hanno messo la loro scuola in rete,
o stanno promuovendo delle altre aree, stanno promuovendo invece innovazioni attraverso Farm Lab, attraverso laboratori, e di nuovo abbiamo le Madonie oppure il Casentino con didattiche innovative. Ma il tema, un altro tema molto rilevante che sta avvenendo, è avvicinare gli indirizzi scolastici alle caratteristiche economiche dei territori. Quindi molti territori che vogliono puntare sul turismo e sull'agricoltura ci chiedono gli FP, gli FTS, gli ITS, insomma, e questo, diciamo, operazione molto complessa. Qui guardo, non vedo i colleghi del MIUR, non so dove stanno, ma insomma, questa è una collega, questa è una sfida un po' più complessa, ok? Andare a aggiustare gli indirizzi, però lo stiamo in parte, non sempre in maniera soddisfacente, cercando di fare. E qui sottolineo il non soddisfacente, lo sottolineo per dire che ad oggi Arentenne si è mossa attraverso quello che io chiamo lo stretching dentro le leggi esistenti. Lo stretching, stiamo tirando tutte le possibilità, ma non sempre ce la facciamo, perché ricordiamoci che stiamo parlando di aree dove noi un dirigente lo scolastico lo perdiamo per 4 alunni in meno. Questa oggi è la norma, questa è la legge, 5 alunni in meno, 4 alunni in meno di 400, 500, una scuola perde un dirigente. E noi sappiamo che vuol dire una scuola senza un dirigente scolastico in questo tipo di aree lontane, più difficili, che vedono alunni arrivare da frazioni vicine. Beh, una scuola senza dirigente è già di per sé, diciamo, una scuola più in difficoltà. Cosa sta emergendo invece nella salute? Nella salute sta emergendo un eccessivo ricorso alla ospedalizzazione inappropriata in queste aree, quindi una rete che ancora non assicura quel funzionamento di compensazione tra ospedale che si allontana e rete territoriale che si deve costruire, un ADI non abbastanza sviluppato, così è. Un'ADI ancora non abbastanza sviluppata e soprattutto un problema serio di 118, questo lo vedremo con i grafici tra un pochino. Aree con un'orografia talmente tanto complessa, grazie, che soprattutto i pediatri non ci vanno così, cioè ci vanno molto di meno. Cioè abbiamo molto meno pediatri. Quindi parliamo di articolo 3 della Costituzione, beh, sono aree dove se non ci sono i pediatri e il punto nascita, il Ministero della Salute ci spiega che deve stare dentro ospedali in una certa dimensione, non abbiamo il pediatra, non abbiamo il punto nascita, insomma, a dire a una giovane famiglia di vivere diventa un pochino più, quantomeno, complesso. Anche in questo caso ci stiamo inventando molte soluzioni, quindi dal superamento della visione ospedalocentrica a un investimento maggiore nella continuità tra ospedale e territorio, il rafforzamento dell'ADI che facevamo già con gli obiettivi di servizio, quindi una scelta di continuità con la politica regionale, l'inserimento di nuove figure, questo lo dico con molta gioia, infermiere di comunità e ostetrica di comunità. Credo che forse tra qualche anno si potrà ricordare, mi auguro, se lo faremo in maniera adeguata e riusciremo a diffondere la strategia, anche come collega ha riportato risorse umane sui territori, alcune figure di queste valgono molto di più di grandi infrastrutture, perché un'ostetrica di comunità è una persona che può ridare fiducia a quella mamma che magari vuole quantomeno passare una gestazione serena. E le farmacie che possono fare altre cose, le farmacie in tutta Europa, in Francia, in Germania non vendono solo medicine, ok? Misurano la pressione, offrono tutta una serie di servizi e noi stiamo cercando di aprire le farmacie a questi nuovi servizi e stiamo facendo operazioni di empowerment del paziente attraverso un miglioramento difficile tra la rete sociale e sanitaria, cioè il collegamento tra i servizi sociosanitari. Il tema dei temi è l'emergenza-urgenza e lì stiamo cercando di intervenire sia lavorando sulla mobilità, quindi un miglioramento del TPL, dell'utilizzo delle reti già esistenti di 118, ma anche dell'apertura di nuove piste per gli elicotteri quando necessario. La mobilità è il tema dei temi. La mobilità è il tema dei temi perché è servente agli altri servizi, però devo dire una cosa, questo lo dico perché facciamo, abbiamo detto che facciamo anche un po' di mea culpa, riflettiamoci. Le aree cosa ci prospettano? Ci prospettano la mobilità interna. Cioè noi arriviamo e le aree ci parlano tutte quante della difficoltà degli anziani andare al centro di salute più vicino, nonché dei ragazzi a raggiungere la scuola. Non ancora abbastanza sento vibrare il tema dell'apertura, cioè le reti lunghe. Il collegamento attraverso la logistica, attraverso le reti di trasportistiche al mercato, alla città più vicina, ai territori più vicini, oppure la rete informatica, quindi le reti più lunghe, questo tema ancora viene fuori un pochino meno. Sorvolo su quello che stiamo facendo sulla mobilità perché lascerò le slide e credo che dobbiamo andare un pochino più
rapidamente sugli ultimi grafici che vi voglio far vedere. Allora, prima di sollecitati da un seminario che abbiamo fatto al forum della PA, siamo andati a misurare un pochino di correlazione, cioè ci siamo cominciati un pochino a chiedere, ma i test invalsi, cioè questi esiti degli studenti, sono collegati ad esempio ad alcune variabili? Allora, innanzitutto l'abbiamo fatto con tutte le variabili territoriali e dopo vi dirò quello che abbiamo visto. Questa qui è la variabile della mobilità dei docenti. Questa devo dire che l'unica, ad oggi sulle 71 aree, anche se sappiamo del limite delle scusate, chiedo un po' più di silenzio, faccio un po' di fatica. Il limite di misurare correlazioni su numeri così bassi, ovviamente lo sappiamo, abbiamo una ricca, abbiamo abbastanza statistici per dirci, ricordarci, ma abbiamo deciso di guardarlo uguale. Cosa vediamo? Vediamo che laddove c'è una maggiore mobilità dei docenti, effettivamente gli invalsi sono più bassi. Gli invalsi sono sempre più bassi. Quindi questo lo dico perché questo è uno dei temi che invece non ho sottolineato abbastanza prima, i temi dove non stiamo lavorando abbastanza. È vero che questo è un casus paese, questo è un problema paese, non solo nelle aree interne, lo sappiamo che la mobilità dei docenti è un problema paese. Però nelle aree interne non stiamo neanche usando quelle piccole finestre che avevamo deciso di usare. Cioè, avevamo detto che si poteva, guardo tutti i sindaci, avevamo detto sindaci potete incentivare i professori a rimanere, avete tante case che non si utilizzano, gli abbiamo detto mettiamoci un po' di meccanismi per tenere i docenti, no, un giovane docente forse se gli offri una casa è incentivato a rimanere un anno di più. Beh, non l'abbiamo fatto, non lo stiamo facendo. E invece cosa si vede? Che si vede che l'invalsi non è, l'invalsi come altre variabili che vedremo sui servizi sanitari, non è correlato alle pluricasse. Questo è un tema che abbiamo tanto dibattuto con i miei colleghi di istruzione. Pluricasse bene, male, buona, cattiva, beh, le statistiche ci dicono che non è né buona né cattiva, e quindi evidentemente la presenza delle pluricasse dipende tantissimo come si organizza il servizio dell'istruzione sul territorio, come si accompagna, come si fa una formazione, forse dove dovremmo cominciare a ragionare, una formazione ad hoc per questo tipo di scuole. La distanza, conta la distanza in termini di tassi di ospedalizzazione di tarda, è vero che se un territorio è più lontano ha più ospedalizzazione evitabile, non necessariamente. Qui vediamo tre casi, vediamo la Valmaira Valgrana che ha un'ospedalizzazione evitabile molto alta eppure non è molto lontana dal polo più vicino, abbiamo altri due territori, il Maddalena e il Capettino, che hanno un'ospedalizzazione evitabile più bassa eppure sono meno interni, cioè sono più lontane ma hanno un'ospedalizzazione più bassa. Quindi questo per dire che quello che conta è l'organizzazione del servizio sul territorio. Idem ci dice la stessa cosa quest'ultimo grafico che ci rapporta il tempo di minuti di intervei famosi. Ecco, soffermiamoci un attimo, questo merita un attimo di soffermarsi. Tutti questi punti cosa ci dicono? Ci dicono che tutte le aree interne d'Italia hanno un tempo medio per l'arrivo del soccorso in caso di emergenza o urgenza più alto della media dell'Italia. Questa barrona che vedete così, 18 minuti. Tutte le aree stanno in là, parte 2, fanno eccezione 2, no, ce l'andremo a vedere, sono curiosa, ma anche poi 9, 2. Beh, tutte le altre stanno tutte a destra, quindi in tutte le aree interne ci mettiamo molto di più a essere soccorsi da un'ambulanza se abbiamo un colpo al cuore, traduco per semplificare il linguaggio. E mentre non c'è correlazione con quanto sono distanti, cioè questo è un problema per aree più o meno distanti, quindi ancora nuovamente è un problema di organizzazione e di miglioramento del servizio sul territorio. Allora, vediamo un attimo un po' una conclusione che poi lascio la parola al collega dell'agenzia territoriale. Tutte le aree stanno lavorando con velocità differenziate, perché? Perché sono diverse, perché hanno una complessità di area che varia da area ad area e perché hanno, e qui lo dico con coraggio davanti ai sindaci, hanno livelli di leadership diversi. Abbiamo dei sindaci che hanno preso questa palla in mano, quando la super sindaca che ha chiuso la strategia si è scritta di pugno, la mia sindaca, io li considero tutti i vetrini, però questa bravissima sindaca giovane che si è impegnata fin dal primo momento e ha portato a casa il risultato, ne abbiamo altri che non si sono impegnati nello stesso modo, o comunque magari non ottengono lo stesso, non si portano dietro gli altri 11, 10, 13 sindaci nello stesso modo. Quindi manca, diciamo, il canto corale, se non c'è il canto corale dall'interno è un po' difficile andare avanti.
oppure magari non c'è stata l'organizzazione coraggiosa che ha fatto il comino, cioè il comino che ha fatto, bene, io ho un sindaco referente, sono mister sindaco referente del comino, però sapete che vi dico che siccome tutti i sindaci vogliono sentirsi partecipi di questa partita, io faccio una commissione. Faccio la commissione mobilità, la commissione scuola, la commissione sviluppo, guardo anche Orvietano, ho lavorato in un modo simile a questo, e adesso partecipe il sindaco, ciascun sindaco si è sentito partecipe della partita, ha preso in mano un pezzo di partita. Oppure le forme di associazionismo inesistenti quando abbiamo selezionato, abbiamo alcuni territori che erano indietrissimo da questo punto di vista, l'abbiamo scontata, lo scontiamo quando lavoriamo, perché è evidente che se l'associazionismo non c'è e deve comparire è tutto lavoro extra. Ma non c'è soltanto questo, c'è anche quello che vediamo, diversi livelli di accompagnamento, assistenze tecniche locali più o meno qualificate, regioni che scelgono di accompagnare in maniera, che credono in aree interne in maniera più spinta e le accompagnano questo processo. Senza le regioni non ce la facciamo. Questo lo voglio dire oggi in maniera proprio chiara, senza le regioni interne non si fa. Primo, non abbiamo le competenze. Al cuore di aree interne ci sono alcune competenze che sono completamente regionali, ok? Parlo del trasporto pubblico locale, non si può lavorare senza le regioni. Secondo, i fondi comunitari, e qui vedo al punto che dico, noi ci stiamo costantemente trovando in una situazione in cui il territorio ci chiede una cosa e la politica regionale ne vuole dare un'altra. Questo ci succede in tutti i territori, per cui il territorio dice, ma noi vogliamo fare, mi viene in mente la meravigliosa formazione delle guide alpine che ci ha chiesto Dania, di aiutatevi, la Valle d'Aosta mi sembra, mi pare, in Valle d'Aosta ci hanno chiesto la produzione, e poi viene il collega del Fondo Sociale che dice non si può finanziare, non si può fare, è possibile, non l'abbiamo mai fatto. Allora, in alcuni casi abbiamo trovato, diciamolo perché abbiamo detto saremo onesti, in alcuni casi abbiamo trovato colleghi che si sono ammazzati per aiutare le aree, ok? Si sono inventati, hanno fatto anche loro lo stretching della legislazione comunitaria e hanno trovato soluzioni. In altri casi no. E aree interne non si fa l'acqua di rose, non si fa mettendo dentro una misura un po' finta che guarda un po' di fondo sociale, ma sì, dai, attacchiamolo qua, va così, diciamo che abbiamo fatto quel minimo di partecipazione ai fondi, anche perché poi quando ci arriva noi ce ne accorgiamo che quella scheda è vuota, non c'è niente dentro e non è funzionale ai risultati attesi che ci siamo dati. E questa è un'altra delle cose sulla quale mi sento di sottolineare una debolezza e faccio un appello a questo seminario che esca con delle conclusioni che ci portino tutti a casa, sindaci, a lavorare meglio sui risultati attesi. L'abbiamo deciso, non l'abbiamo deciso noi stavolta, l'ha deciso la Commissione Europea, l'ha deciso Bruxelles, noi abbiamo spinto Bruxelles a deciderlo, guardi i colleghi che hanno fatto i negoziati, ci crediamo. Se noi non attacchiamo questa bella favola a uno strumento attuativo flessibile che ci faccia andare rapidamente in attuazione, è un meccanismo di misurazione trasparente, possibilmente pubblico. Io ho in testa, guardo il gruppo degli indicatori, ho in testa che vorrei creare, qui guardo penso la federazione, vorrei creare un meccanismo trasparente di misurazione di questi indicatori. Il sindaco si deve misurare davanti a questi 23 minuti, si è deciso che quei 18 minuti di emergenza urgenza devono scendere a 15, ci deve essere un momento pubblico in cui andiamo a misurare e vediamo quegli indicatori come si stanno muovendo, diciamocelo. È l'unica speranza che abbiamo per avere questa partita, che questa partita possa portare avanti dei risultati. È l'unica che abbiamo, perché se non sollecitiamo il cittadino a chiedere dei risultati alla politica pubblica continuerà a presentare strategie, disegni, senza misurarsi su quello che effettivamente sta avvenendo. Progettazione debole, questo è l'altro tema che voglio mettere sul tavolo, perché mi auguro ci siano le università che ci vengono costantemente a bussare. Beh, io chiedo a loro questo, l'ho già parlato con l'Università del Molise, rafforziamo le capacità di progettazione del paese, per farlo dobbiamo partire dagli studenti, perché noi non ci troviamo davanti a aree che non hanno bisogni, perché le aree interne hanno tantissimo bisogno, e in questo caso neanche davanti a aree che non hanno risorse, perché ci sta il pacchetto, no? L'abbiamo visto prima, tra i 12 e i 15 milioni di euro, l'area interna più o meno se la porta a casa. Il nostro problema è avere, e qui guardo l'agenzia, avere 12, 13, 14, 15 progetti che siano costruiti, disegnati e elaborati in quel minima qualità di progettazione che ci chiedono le legislazioni nazionale e comunitaria. Beh, questa cosa qui
non riusciamo molto spesso ad averla. Non c'è capacità di progettazione nei paesi. Nel paese è difficile, non nei paesi, nel paese, volevo parlare dell'Italia. È difficile, è molto difficile ottenerla. L'ultima, penultima cosa. Qui parlo soprattutto alle seconde aree, perché le prime l'hanno già un po' fatto, ma insomma le seconde aree. Anche sull'associazionismo dobbiamo usare di più e dobbiamo fare in modo che ci sia maggior legame tra le scelte di associazionismo che si fanno e i risultati attesi. Faccio degli esempi. Siamo pieni di aree che vogliono puntare sul turismo e che non hanno una scelta di governance del turismo sul territorio e che tantomeno immaginano che i loro sindaci, l'ufficio tecnico uno, unico, nelle loro forme di associazionismo amministrativo che si stanno dando, si decidano a gestire questa funzione insieme. Beh, non possiamo immaginare che un agglomerato di piccoli 30 comuni possano fare un salto sul turismo senza neanche aver pensato a un modello di gestione del turismo e di averne fatta una funzione strutturale a lungo termine, signori, altrimenti vi facciamo l'ennesimo PIL legale. Inventiamo una piccola governance per il turismo e poi arrivederci e grazie. Fra 10 anni ci batteremo per tenere in vita questo corpo intermedio, perché a quel punto esiste e deve continuare a sostituire il sindaco una funzione che se non fa sua il salto non avverrà. L'ultima cosa voglio dire su quei bei grafici che vi abbiamo fatto vedere. Beh, quei grafici per alcune cose ci mettono un po' di tristezza, però ci danno anche speranza, cioè ci dicono una cosa. Il deficit delle aree interne non è un deficit collegato all'estero interne, non è il fatto che ci abbiamo messo così tanti chilometri che non hanno dei servizi adeguati, è perché la policy e il modo in cui abbiamo costruito e pensato le politiche non sono state adeguate, non sono state abbastanza territoriali. Questo, caro consigliere, mi incoraggia ad andare avanti su questa partita senza sorvolare e senza dimenticarsi, e qui sono d'accordo con il messaggio che hanno mandato sia il ministro che il consigliere, che comunque non è una politica che potrà fare tutto, cioè non potremo arrivare dappertutto, c'è tutto un pezzo di scelte che si fanno su altri tavoli, su altre legislazioni nazionali e soprattutto forse qualche volta anche con un pizzichino di coraggio a immaginare che queste legislazioni così difficili possono essere adattate, soprattutto loro che il paese ha fatto l'investimento di 4 anni di conoscenza sulle aree interne.